Il denaro non fa ricco se non si sa spenderlo. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ho gettato via la mia tazza quando ho visto un bambino che beveva al ruscello dalle proprie mani. Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia, ma del mondo. Il saggio non si espone al pericolo senza motivo, poiché sono poche le cose di cui gli importi abbastanza, ma è disposto, nelle grandi prove, a dare perfino la vita, sapendo che a certe condizioni non vale la pena di vivere. Esiste un solo bene, la conoscenza, ed un solo male, l'ignoranza. Sposarsi o non sposarsi non è importante. In ogni caso ti pentirai. Io non posso insegnare niente a nessuno, io posso solo farli pensare. La felicità è sempre soggetta all'invidia. La sola miseria non è invidiata da nessuno. La pena che i buoni devono scontare per l'indifferenza alla cosa pubblica è quella di essere governati da uomini malvagi. Io non preferirei né l'uno né l'altro. Ma, se fosse necessario o commettere ingiustizia o subirla, sceglierei il subire ingiustizia piuttosto che il commetterla. Costui crede di sapere mentre non sa. Io almeno non so, ma non credo di sapere. Ed è proprio per questa piccola differenza che io sembro di essere più sapiente. Perché non credo di sapere quello che non so. Siate felici, agite nella felicità, sentitevi felici, senza alcuna ragione particolare. A cosa serve avere tanti libri e librerie se poi non basterebbe una vita intera per leggere solo i titoli? La strada più vicina alla gloria è una scorciatoia, come lo era è di lottare per essere quello che ti auguri di venire considerato essere. Capii ben presto che i poeti componevano le loro opere non facendo uso del cervello ma per una certa disposizione naturale, per una sorta di ispirazione, come gli indovini e i profeti. Anche costoro, infatti, dicono molte e belle cose, ma senza rendersene conto. Il difficile non è evitare la morte quanto piuttosto evitare la malvagità, che ci viene incontro più veloce della morte. Oramai già è giunta l'ora per me di morire. Per voi di vivere. Chi di noi andrà verso miglior destino è ignoto a tutti, tranne che alla divinità. A colui che è buono non può accadere nulla di male, né da vivo né da morto. Andandomene, pensai fra me e me. Sono più sapiente di questa persona. Forse nessuno dei due sa nulla di buono, ma lui pensa di sapere qualcosa senza sapere nulla, mentre io non credo di sapere anche se non so. Almeno per questo piccolo particolare, comunque sia, sembro più sapiente di lui,
Non credo di sapere quello che non so. L'essere contenti è una ricchezza naturale, il lusso è una povertà artificiale. Io invece credo, oh carissimo, che sarebbe meglio che la mia lira fosse scordata e stonata, e che lo fosse il coro che io dirigessi, e che la maggior parte della gente non fosse d'accordo con me e mi contraddicesse, piuttosto che sia io, anche se sono uno solo, ad essere in disaccordo con me stesso e a contraddirmi. Re o governanti non sono coloro che portano con sé uno scettro, ma quelli che sanno comandare. Che strana cosa sono il piacere e il dolore. Sembra che ognuno di loro segua sempre il suo contrario e che tutti e due non vogliano mai trovarsi nella stessa persona. Non bisogna invidiare chi non è degno di essere invidiato negli sciagurati, ma averne piuttosto compassione. Chissà se ciò che è chiamato morire è vivere, oppure se vivere è morire. C'è un limite oltre il quale la sopportazione cessa di essere una virtù. In ogni caso sei fregato. Se la trovi bella non sarà solo tua, se è brutta paghi per tutti gli altri. Il temere la morte altro non è che parere sapienti senza esserlo, cioè ad aire credere di sapere ciò che si ignora, poiché nessuno sa se la morte, che l'uomo teme come se conoscesse già che è il maggiore di tutti i mali, non sia invece per essere il più gran bene. Praticare il bene è un affare. Se l'uomo non lo persegue è solo perché non ha la minima idea di dove si trovi il bene. Pertanto non è malvagio ma ignorante. Non la vita, ma la buona vita, deve essere principalmente apprezzata. Accade invece che, quando ci si trovi in disaccordo su qualche punto, e quando l'uno non riconosca che l'altro parli bene e con chiarezza, ci si infuria, e ciascuno pensa che l'altro parli per invidia nei propri confronti, facendo a gara per avere la meglio e rinunciando alla ricerca sull'argomento proposto nella discussione. Io non conosco nulla ad eccezione del fatto che sono ignorante. Nessuno, dinanzi alla giustizia o al nemico, deve star lì a escogitare i mezzi per sfuggire, a tutti i costi, alla morte. La morte è l'una o l'altra di due cose. O è un annullamento e i morti non hanno coscienza di nulla, o, come ci vien detto, è veramente un cambiamento, una migrazione dell'anima da un luogo ad un altro. I bambini oggi sono dei tiranni. Contraddicono i genitori, ingoiano il loro cibo, e tiranneggiano i loro insegnanti. Ricorda che non c'è nulla di stabile negli affari umani, quindi evita una indebita esaltazione nella prosperità, o una indebita depressione nell'avversità. Se la morte è assenza totale di sensazioni, come se si dormisse un sonno senza sogni, oh, essa sarebbe un guadagno meraviglioso.
L'amico deve essere come il denaro. Prima di averne bisogno, si sa che valore ha. Mi è sembrata una cosa straordinaria. Conoscere la spiegazione di ogni cosa. Sapere perché ha inizio, perché finisce, perché è. Infatti, cittadini, aver paura della morte non è nient'altro che sembrare sapiente senza esserlo, cioè credere di sapere quello che non si sa. Perché nessuno sa se per l'uomo la morte non sia per caso il più grande dei beni, eppure la temono come se sapessero bene che è il più grande dei mali. E credere di sapere quello che non si sa non è. Dunque, il retore e la retorica si trovano in questa posizione rispetto a tutte le altre arti. Non c'è alcun bisogno che sappia come stiano le cose in sé, ma occorre solo che trovi qualche congegno di persuasione, in modo da dare l'impressione, a gente che non sa, di saperne di più di coloro che sanno. Io non sono ateniese e nemmeno greco, io sono cittadino del mondo. Quando gli venne chiesto se un uomo dovesse prendersi moglie, Socrate replicò, che ne prenda una oppure no, vivrà abbastanza per pentirsene. L'insegnante mediocre racconta. Il bravo insegnante spiega. L'insegnante eccellente dimostra. Il maestro ispira.